Torniamo a parlare della castagna Deco di Lisio. Siamo tornati nel comune per assistere alla raccolta delle castagne di bosco, una tradizione antica che in molti casi va avanti da generazioni. Un lavoro faticoso che viene fatto rigorosamente a mano, ancora oggi, anche se con un piccolo aiuto meccanico. Abbiamo incontrato alcuni castagnicoltori con cui abbiamo parlato della stagione, certo non facile, di quest'anno. Siamo a Lisio, in località Brizio. È un appezzamento di circa 10 giornate piemontesi, pari a 5 ettari, grosso modo, che abbiamo recuperato negli ultimi 10 anni perché era in uno stato di abbandono da circa 20 anni più o meno. È un terreno che noi conduciamo in comodato d'uso. Noi abbiamo sempre fatto questo lavoro qua, un po' come secondo lavoro, un po' come attività anche principale. Già dai nonni, sia paterni che materni, abbiamo sempre coltivato castagne e continuiamo via. Adesso si è un po' meccanizzato grazie ai soffiatori, grazie alle macchine per la raccolta, altrimenti si è sempre fatto a mano e è abbastanza faticoso, però dà soddisfazione. Quanto vi impegna la raccolta? Da quando inizia a quando finisce più o meno? Quest'anno è un po' un'annata storta, comunque di solito dai primi di ottobre a verso fine ottobre, 3 settimane, un mesetto via scarso. Quest'anno c'è un calo abbastanza consistente su diversi appezzamenti, ma anche del 50 e oltre per cento. È dovuto un po' alla siccità di sicuro e in alcune zone si rivede un po' anche il cinipide e speriamo in bene. E anche da bambina, quando arrivavo da scuola andavo a portare da mangiare ai miei e andavo a raccogliere tutto il giorno, realmente. E poi ho continuato e quando sono arrivata a Lisio abbiamo continuato, però mi piace, lo faccio volentieri. La castagna che cosa rappresenta per la Valmongia e per Lisio in particolare? Secondo me rappresenta un po' di ricchezza, adesso magari no, però ai tempi rappresentava ricchezza, cioè il mangiare era ai miei tempi. Allora le castagne erano o bollite o secche, così non le lavoravano come adesso. Adesso è tutta un'altra cosa, perché fanno diverse cose. E lei, insomma, che un po' ha sempre mangiato le castagne di qua, che avrà girato anche, no? Che cosa riscontra nella castagna di Lisio? Ah, io riscontro che più si va in alto, più sono buone, secondo me.